Dream Like Moon vi dà il benvenuto al secondo video tutorial sugli strumenti base e sui trucchi per costruire case. In questo video ci occuperemo, quindi cominceremo ad arredare la casa e nella fattispecie partiamo dalla zona della cucina che avevamo deciso nell'episodio precedente. Non nell'episodio, sono abituata alle serie. Abbiamo deciso nel video precedente che sarebbe stata qua, in questa zona. Quasi quasi facciamo anche la sala da pranzo, che vabbè, alla fine sarà un tavolo e poco altro, insomma. Allora, partiamo subito. Prima di tutto, vediamo se riusciamo... Allora, quando sono così buie le stanze, io metto subito una luce che poi posso anche cambiare, per cui cominciamo ad andare nel secondo menu. Noi abbiamo esplorato questo la volta scorsa, per cui il menu costruisci. Cominciamo ad andare negli oggetti, nel menu degli oggetti per arredare la casa, che sono questi due. Uno è oggetti per stanza e qua fa vedere le varie tipologie di stanze, per cui abbiamo la cucina, qua possiamo scegliere che tipo di arredamento mettere, cioè selezionare i banconi, i frigoriferi, eccetera. Bagno, stessa cosa, per cui selezionare water, lavandini, docce, eccetera. Camera da letto, soggiorno, sala da pranzo, studio, cameretta, per cui camere dei bambini, e esterni. Se vedete degli oggetti color oro anziché bianco è perché in quella categoria di oggetti avete qualcosa di nuovo. Nuovo può essere qualcosa che tipo avete scaricato un pack nuovo, quindi vi diventeranno di colore giallo oro e dovete ancora vederli. Per esempio, ecco, io qua negli elettrodomestici da cucina ho questo perché ho appena scaricato il pack, vabbè, quello sugli esterni, sul divertimento in cortile, ecco, e non ho mai utilizzato il vassoio bevande estiva. In questo caso vi compare con la stella. Se lo selezionate almeno una volta, poi non ve lo segna più come oggetto nuovo. Vi ricordo sempre ESC per deselezionare una cosa che state tenendo con la mano. Comunque, stavo dicendo, questi sono gli oggetti per stanza. Poi abbiamo gli oggetti per funzione, per cui anziché avere gli oggetti suddivisi per le stanze, per il tipo di stanza a cui appartengono, abbiamo il tipo di oggetto. Abbiamo comfort, per cui le sedie, i letti, i divani, superfici, per cui tavoli, scrivanie, banconi, idraulica, per cui lavandini, water, docce, attività e abilità, conoscenza, creatività, eccetera. Insomma, esplorate un po' tutte queste categorie. Io di solito tendo a cercare da qua gli oggetti, però possiamo anche cercare di farlo da qua. Tanto per oggi ci occupiamo solo della cucina, per cui posso tranquillamente restare nella cucina. Ora, abbiamo detto luci. Io tendo sempre ad illuminare, ed ecco qua che questo tipo di menu ci può tornare comodo, ad illuminare una stanza prima di arredarla, anche con una luce a caso che poi si toglie. Questa è ottima, dà un'ottima illuminazione, l'irradiatore. Però no, abbiamo detto che usiamo solo le cose del gioco base, per cui lampada sospesa Snowball. Questa qua, anche questa è davvero ottima. Bene, cominciamo ad occuparci della cucina. Magari questa la spostiamo qua così illuminiamo meglio questo angolo. Però io volevo la visuale con le luci del pomeriggio, che è molto molto meglio. Ok, queste mi stanno già sulle scatole perché sono troppo grandi e mi impediscono la visuale. Con l'accento o la I, non l'accento, l'apostrofo, per cui il simbolo sotto il punto di domanda della tastiera, e la I accentata, posso diminuire e ingrandire gli oggetti. In questo caso io diminuisco la grandezza degli oggetti, così sono più piccoli e non mi danno fastidio. Bene, partiamo, dicevo, con la cucina. La cosa più complicata in assoluto di qualsiasi cucina sono i banconi, quindi spieghiamo subito questa cosa dei banconi. Un po' di trucchi sui banconi. Prendiamo per esempio
Tra i banconi base facciamo qualcosa di non troppo moderno. Beh, questi sono troppo raffinati. Vabbè, ci teniamo il bancone e escargot. Allora, i banconi. Eh già, è difficile posizionarli, è difficile trovare i vari pezzi che si incastrano. Abbiamo due tipi di banconi. I banconi, che sono quelli che si attaccano alle pareti, e i banconi indipendenti, cioè quelli che stanno di solito in mezzo alle stanze. Di solito sono sempre accoppiati, come potete vedere, i due tipi. Poi si può scegliere il colore e dove si può scegliere il colore, attenzione, abbiamo questa possibilità. Cioè, la collocazione dei banconi automatici è attivata. Automatici significa che se voi piazzate qualcosa, il gioco ci penserà per voi poi a creare tipo gli angoli. Ma è molto più utile nel nostro caso, tiriamo via anche quello indipendente per ora, è molto più utile nel nostro caso disattivare la collocazione automatica, così vi compaiono i vari pezzi che si possono mettere dei banconi. Io utilizzo tanto gli angoli interni, dove ci sono appunto, dove c'è la possibilità. Poi questo è il pezzo, di base, no? Poi ci sono gli angoli esterni, per cui se avete un angolo tipo, che ne so, un angolo così della parete, potete mettere quello. Poi torniamo sul nostro bel bancone. Lascio qua uno spazio per il forno. E qua c'è un altro pezzo che è molto comodo, per cui estremità destra. Qua ci mettiamo un altro bel bancone, no, magari non lì, volevo qui. Poi qua lascio spazio per il frigo, magari. O meglio, meglio ancora. Qua metto un altro pezzo. Abbiamo detto il fornello qua. Qua ci sarà il lavandino, molto probabilmente. E qua metto il frigorifero, anche se magari non è il luogo ideale. Anzi, non lo è per niente, per cui cancelliamo questo. Mettiamo il frigorifero qua, qua metteremo il fornello, o meglio qua, perché sto già pensando a lasciare dello spazio per mettere i banconi indipendenti. Bene, poi possiamo aggiungere eventualmente. Cerchiamo di mettere un frigorifero. Questo ci piace. Per la nostra casetta, beh, tutto troppo bianco forse. No, però non ci sta. No, restiamo sul bianco. Mettiamo il frigorifero. Mettiamo subito il fornello. Questo. Piano cottura. Sbaglio io a dire fornello. Questo forse è più adatto, non lo so perché. Ah, forse un po' troppo moderno, però no, in effetti, niente. Cancelliamo, va benissimo questo. E adesso possiamo mettere un lavandino. Lavandino, cerchiamo di non mettere fornello e lavandino appiccicati perché se c'è un sim che cucina, l'altro non riesce a lavare i piatti o viceversa. Dovete sempre assicurarvi di avere un numero sufficiente di banconi. Il numero minimo è averne uno. Però un numero sufficiente, uno libero intendo, senza niente sopra. Però più banconi avete, quindi più la cucina è grande e meglio è. E vabbè, nel gameplay ve ne accorgete. Mettiamo un lavandino da cucina, sì, lo mettiamo qua. Oh no, che brutto colore. Con questo strumento potete cambiare il colore del pezzo che avete appena posizionato. Per cui se volessi cambiare questo, potrei. Sì, va bene, lasciamo questo. Poi metterei un altro pezzo di bancone, però metterei la parte finale, l'estremità sinistra. Perfetto. Perché qua volevo mettere dei banconi indipendenti. Ora, un'altra cosa carina che si può mettere in cucina, anzi è fondamentale per una questione estetica più che altro perché in sé non fanno niente, mettere
degli armadietti. Anche qua stessa cosa, stesso discorso che con i banconi. Qua scegliete prima il colore e poi il pezzo che vi interessa. Piastrellato, angolo interno, mezza piastrella, eccetera. Cioè, vi dice quanto spazio occupa. Io metterei questo qua. Poi questo mi piace metterli sopra i frigoriferi. Potete anche metterne due, uno sopra e uno sotto. Però sopra il fornello mi piace mettere la cappa. Poi vabbè, dipende sempre dai vostri gusti personali, ovviamente. Questo è per l'angolo interno, per cui lo posizioniamo subito qua. Vedete, fa un bell'angolo. Qua ci mettiamo di nuovo questo. Questo è l'estremità sinistra, per cui va bene su questo pezzo. Poi in realtà potete metterli come volete. Sperimentate anche qua in questo caso, perché l'esperimento è, diciamo, l'unica cosa che conta quando si costruisce. E poi mettiamo l'estremità sinistra. Magari la metto qua. Ci sta? Non lo so, perché invece qua si potrebbe mettere, magari non troppo basso, si potrebbe mettere un altro di questi, per esempio, perché no? Un altro pezzo molto comodo, comodo esteticamente, sono gli armadietti. Funzionano come dei pensili e è per quello che possono anche andare in su, tipo se aveste la parete più alta potreste posizionarlo sopra un bancone, giusto per fare un esempio. Facciamo un secondo questa modifica e poi vabbè lo tolgo subito, giusto per farvi vedere questa cosa. Tipo questo potrei posizionarlo qua. Certo, non è la cosa migliore da vedere, però vabbè posso anche posizionarlo in terra. Adesso possiamo tornare con le pareti così come avevamo fatto all'inizio. E mettere questo qua. Dopodiché, vi ricordo sempre il tasto ESC per non tenere più, per diciamo lasciare l'oggetto che stavate tenendo in mano. No, ho sbagliato. Possiamo metterlo invece qua, posizionato a terra, magari se me lo lascia fare, a volte è un po' difficile. Perfetto. Così diciamo che completa un po' la cucina. Possiamo anche usarlo come credenza nella sala da pranzo, anzi, forse lo faccio anche subito. Poi vedremo un po' meglio come sistemare la cosa. Però intanto abbiamo già qualcosa che dà un po' di senso alla nostra cucina, che non un semplice tavolo con sedie. Sì, grazie. Sono sempre ostici da mettere. Bene, torniamo alla nostra cucina. Manca la cappa, per cui facciamo cappa e ci mettiamo una bella cappa, tipo questa. No, non mi piace. Non mi piace nessuna. Questa è un po' troppo alta ed è anche indipendente, cioè non si attacca, mi pare, alla parete. O forse sì. No, è indipendente. Per cui se aveste un fornello, tipo una cucina moderna con un fornello in mezzo e dei banconi in disparte, questa sarebbe perfetta. Però in questo caso non mi piace. Non ci sta. No, restiamo su qualcosa di normale, va bene? Dai, questa ce la facciamo andare bene. Io la metto lì. Potrei anche metterla tipo qua, però mi sembra un po' troppo bassa. No, dai, la lasciamo qua. Un oggetto importantissimo in cucina, mi raccomando, non dimenticatevelo, è l'allarme. Perché se scoppia un incendio, tipo possiamo mettere l'allarme qua, potete posizionarlo in qualsiasi punto della cucina, l'importante è che sia nella stessa stanza dove c'è la fonte dell'incendio. Cioè, se scoppia un incendio in cucina, l'allarme rileva solo se è nella stessa stanza del piano cottura. E poi questo per avere l'acqua che scende automaticamente, però va posizionato tipo all'esterno. No, non per forza all'esterno, però vabbè, va posizionato. Lo mettiamo,
Wow, intanto, poi possiamo sempre spostarlo. Per cui mi raccomando, consiglio, mettete sempre l'allarme antincendio come una delle prime cose. Poi, la nostra cucina possiamo riempirla anche di elettrodomestici. È sempre carino avere gli elettrodomestici, tipo una macchina per il caffè, una macchina per il tè. Io metterò il microonde, penso. Tipo questo, che non mi piace particolarmente, ma va bene con il forno che abbiamo. Col forno, col piano cottura. Possiamo metterci questo e una macchina del caffè. L'importante è sempre tenere un bancone di quelli completi, diciamo, di quelli interi, per cui non le parti finali, libero, in modo che i sim possano appoggiarsi mentre cucinano, come ripiano di lavoro, ecco. E possiamo mettere anche una bella macchina del caffè, perché no? E la mettiamo là. Perfetto. Poi, per quanto riguarda le decorazioni, è già troppo piccola questa cucina per avere delle decorazioni sopra, però possiamo sempre provarci. Tipo, ciotola di frutta la metterei in tavola. Però possiamo avere il cesto per il condimento, perché no? No, mi sembra assurdo. Per cui no, non ce lo mettiamo. Ah, un po' di pentole, per dire, però dovremmo avere il soffitto più alto anche per questo. Ecco, porta spezie, questo mi piace. Lo mettiamo sempre. Porta spezie lo mettiamo qua. E poi quando è possibile, quando lo trovo. Mi piace mettere anche il rotolo. Oh, portapane è carinissimo, però del gioco, non è del gioco base. Ecco, questo mi piace sempre mettere la carta da cucina. Bene, direi che siamo a posto. Poi potete continuare a decorare, se avete ancora banconi, potete continuare ad aggiungere senza alcun problema. Io preferisco lasciare questi due liberi, almeno così si ha un po' di piano di lavoro. Poi, per quanto riguarda i banconi, passiamo a quelli indipendenti, perché con gli banconi indipendenti si possono creare un sacco di belle cose. Questa volta quindi andiamo sul bancone indipendente, escargot, e selezioniamo il primo bancone indipendente, che io vorrei mettere qua. I banconi indipendenti sono utili perché si può mettere uno sgabello dalla parte, diciamo, dove c'è lo spazio per le gambe. A me piace creare degli angoli cucina, diciamo, degli angoli colazione, ecco. Con i banconi indipendenti. E chiaramente si hanno tutte le opzioni che si hanno con gli altri banconi. Cerchiamo di capire questo da che parte vuol stare, che a volte non è proprio così semplice, non è così immediato. Angolo interno. Sì. Tipo così. Ah no, ho capito. Ok. A volte si fa fatica. Angolo interno sarebbe così. Esattamente. E tipo qua. Esatto. Che magari non è proprio il massimo del mondo. Posso anche togliere questo perché così almeno vi faccio vedere gli angoli esterni. E poi questo pezzo qua che a me piace da matti, quelli tondi. Mi piacciono davvero tanto. Anche qua potrei metterlo eventualmente. Sì, sarebbe un po' assurdo, però vabbè. Sì, decisamente non ci sta. Però ecco, sperimentate, avete lo spazio per farlo in cucina, perché la cucina, ripeto, è sempre meglio crearla, non dico enorme, ma abbastanza grande, per cui in questo modo avete un po' di spazio per sperimentare. Qua posso mettere altre decorazioni, tipo la macchina del caffè, posso metterla qua, anziché lasciarla lì, per esempio, Una cosa molto carina, e utilizzo un attimo lo spazio qua, che si può fare con i banconi indipendenti, sono cucine moderne. Per esempio, metto qua questo, poi ci metto
questi, esempio, poi voi sperimentate sempre. Ci metto questi dall'altra, grazie. Questo e questo. E poi ci metto un piano cottura. Vi ricordo sempre per alzare e abbassare le pareti, il tasto inizio o home sulla vostra tastiera, dipende da che tastiera avete, oppure fine. E così alzate o abbassate le pareti. E mettiamo, no, ho sbagliato completamente, mettiamo un piano cottura. Per esempio questo. Ed è perfetto per creare delle cucine moderne. Magari cerchiamo qualcosa di un po' più adeguato. Tipo, ma anche no. Vabbè, insomma, è perfetto per creare cucine moderne attorno alle quali possono starci degli sgabelli. Per esempio, selezioniamo questo. Uno a caso proprio, e qua una famiglia può mettersi a fare colazione. Beh, sì, questo non è nemmeno. Forse non può. Ah, sì che può. Per esempio, ovviamente. Adesso cancelliamo tutto perché ci occupiamo di mettere delle sedie. Delle sedie, io volevo sempre una parte estremità sinistra, esatto, così almeno chiudiamo un po' la cosa. Anche se no, forse c'è poco spazio, lasciamo stare. E quindi sui banconi indipendenti non ci vanno le sedie, mi raccomando, ci vanno sempre e solo gli sgabelli. Vediamo cosa ci può stare. Questo è adatto. Sì, ce lo vedo. Uno e due. Per cui un angolo dove fare colazione. Quando la mattina non si ha tempo, magari la ciotola di frutta sta bene lì, a questo punto, anziché sul tavolo. Devo solo trovarla. Se io digito frutta, avete qua la possibilità di cercare un oggetto. Eccola qua, ciotola di frutta elegante. E non so se c'è altro da mettere, eventualmente se lo vediamo poi lo possiamo mettere. Caffettiera antica, svegliami. Questa è carinissima. Forse un po' troppo antica, ma è carina, è un bell'oggetto d'arredamento. Vediamo se c'è un altro colore. Tipo così. Sta meglio in questa casa. Perfetto. Adesso che abbiamo creato la nostra cucina, è tempo di occuparsi della zona sala da pranzo, che in questo caso ho tenuto un po' più piccola perché in realtà nella sala da pranzo, più che mettere il tavolo da pranzo, a meno che non si voglia una grande sala da pranzo dove mettere il bar, però il bar si può sempre mettere tipo in un salotto. Per cui io tendo sempre a mettere i tavoli da pranzo e basta in cucina. Poi dipende dalla famiglia che avete, se è una famiglia grande, se è piccina. Stiamo su qualcosa di 4x4. 4x4, 4x2. Insomma, con 6 posti. Tutto troppo bianco in questa casa, però dopo possiamo giocare con il colore sulle pareti. Facciamo così. Però così occupa troppo spazio, così non mi piace. Allora cosa faccio? Trucco. Tengo selezionato l'oggetto, premo Alt e lo ruoto col mouse come farei normalmente quando lo ruoto così, però tenendo premuto il pulsante Alt. In questo modo potete dargli un'angolazione diversa che non dipende dalla griglia che avete e non va per forza a 45 gradi, può anche avere un'angolazione diversa. Tenere il tasto Alt premuto può anche aiutarvi a posizionare altri oggetti. Per esempio, questo lo voglio più in dentro. Tengo premuto il tasto Alt. No, questo no, non funziona. Ho scelto l'unica cosa che non con il quale non funziona. Vabbè, dopo ve lo faccio vedere. Ecco, su questo
Tengo premuto il tasto Alt e lo posiziono dove voglio senza dover per forza rispettare la griglia. Tipo così, vabbè, adesso fluttua un attimo, in effetti. Oppure posso posizionarlo tipo qua, sì, mi piace, ma un po' più in là, non esattamente attaccato al muro. E posso farlo tenendo premuto, ripeto, il tasto Alt. Ora mettiamo le sedie. Magari un po' storto, cioè in una casa normale non starebbe storto il tavolo, sarebbe dritto teoricamente, però diciamo che vedere una casa in The Sims è più carino, vederlo in una casa di The Sims. Mettiamoci le sedie, mamma mia che colori. In realtà è il colore del tavolo che non mi piace, non mi fa impazzire in maniera particolare. Ecco, possiamo fare così. Per cui 5 posti ci stanno. Però a me, sinceramente, che sia così storto non mi piace. Cioè, una via di mezzo, dai. Facciamo una via di mezzo e lo posizioniamo un po' più in là. Così qua posso metterci anche un altro bancone. Per cui questo lo mettiamo qua. Ci prendiamo un altro escargot. E poi basta. Abbiamo una specie di piccola credenza. Per quanto riguarda la sala da pranzo, abbiamo anche le decorazioni, ovviamente, come per tutte le altre stanze. Però, quando si tratta di mettere, che ne so, i dipinti o altre cose, io consiglio sempre di farlo alla fine, quando tutta la casa è pronta, vi occupate di inserire i quadri e tutte le altre cose, in modo da riempire gli eventuali spazi rimasti vuoti. Prima mettete le cose fondamentali, poi le decorazioni, e questo vi consiglio di farlo per tutta la casa. Oh, portacoltelli è perfetto. Portacoltelli lo mettiamo tipo qua, che è un posto dove si cucina. In questo caso tengo premuto Alt, così lo abbasso un attimo. Perfetto. E basta. Non vedo altro per ora, volevo però vedere se c'era una credenza, per cui cerchiamo la credenza col nostro tasto. Credenza in altre decorazioni? Sì, mettiamoci una credenza, una vera credenza, che anche in questo caso è solo decorativa, però possiamo tipo metterla qua. O magari sfruttiamo quello spazio lì in fondo che non utilizziamo. Cercate sempre di lasciare però abbastanza spazio tra le sedie e gli altri oggetti, perché i Sim spesso si incastrano, non ce la fanno. Per cui sì, un altro trucco è quello di lasciare abbastanza spazio tra gli oggetti. Non ammassate troppo le cose in una casa. Cercate di tenere lo spazio un po' aperto, un po' arioso. Una credenza che ci sta con il tipo di mobilia che abbiamo. Un po' troppo classico, ma vabbè, ci può stare. Anche in questo caso non voglio che si, perché sì, in effetti qua sprofonda nella parete. Voglio staccarlo un po', tengo premuto il tasto Alt mentre la posiziono. Sì, anche tutta sbeccata, non che mi piaccia, ma vabbè. Abbiamo la nostra cucina tutta bianca, troppo bianca. Quindi a questo punto o possiamo cambiare il colore dei banconi e dei pensili. Cosa che possiamo provare a fare. Oppure giochiamo un po' con i colori delle pareti. In questo caso giocherei un po' col colore delle pareti. Io direi che cambiamo il tipo di illuminazione, per cui togliamo queste cosacce e ci mettiamo qualcosa di più decente per la cucina. Per la cucina io ci vedo. Per questa cucina più che altro. No, questa fa poca luce. No, questo non ce lo vedo in cucina. Questo di luce non ne fa. Questo è brutto. Questa va bene. Illuminiamo, a giorno proprio. E metterei la stessa anche in sala da pranzo. Bene. Ora ci occupiamo
delle pareti e dei pavimenti. Io di solito faccio prima tutta la casa, tutto l'arredamento, poi mi occupo di tutte le pareti e di tutti i pavimenti, però in questo caso, dato che faremo una stanza per volta, ci occupiamo anche di completare con le pareti. Qua, se vedete un colore diverso, purtroppo dipende da uno strano effetto di luce che non hanno mai sistemato. Non dico che è un bug, ma è qualcosa che non hanno mai curato, fondamentalmente. Allora, in cucina ci vedo del piastrellato. Piastrellato che può essere tipo, non so, questo lo immagino più per il bagno, sinceramente. Queste sì, sono più da cucina, però non mi piacciono, sinceramente. Non... Vediamo queste. Sì. Possono starci, però cerchiamo di dare un po' di colore a questa cucina, no? Anche queste blu non sono male. Rosa, non lo so. Queste sono troppo rosse, no? Queste troppo grigie. Se facessimo questo, no, troppo estrose. Non so, rosa non mi dispiaceva, però allo stesso tempo non lo vedo adatto. Farei così. Se tenete premuto il tasto Shift mentre posizionate una parete, per cui metto qua la parete, cioè la parete, il colore della parete, poi premo Shift, vedete che mi fa tutta la stanza. Tutta la stanza chiaramente significa proprio tutta la stanza, per cui dove non ci sono porte prenderà anche le altre pareti. In questo caso non vogliamo fare tutto piastrelle, ma solo la cucina. Va bene, no, forse è meglio questo. Mi piace di più come azzurro. L'altro era un azzurro verde che non mi convinceva. E in questo caso faccio tutta la cucina. E mi fermerei solo queste due pareti, sinceramente, e il resto farei tipo sala da pranzo. Per cui facciamo vernici, proviamo. Io quando voglio andare sul sicuro vado su Ardesi Ardente, mi piace un sacco, però la utilizzo sempre, per cui forse è meglio cambiare anche. Facciamo un giallo? No, giallo non ce lo vedo, un bel verde? No. Questo? No, è più da salotto, duetto dolce. Proviamo. Oppure così. È un colore bello caldo, sì, dai. Gli lascio questo colore. Qua ovviamente va a vostro gusto personale, non ci sono regole in questo caso. E poi qua facciamo il pavimento della cucina, sempre piastrelle, ma qua vorrei fare del legno, non vorrei tenere le piastrelle. Per cui piastrellato e facciamo la cucina con le piastrelle. Possibilmente qualcosa che abbia a che fare con questo. Credo che sia questo. Sì, credo di sì. Ok, stessa cosa per i pavimenti, se tenete premuto vi dà il colore a tutta la stanza, vi dà quello stesso pavimento a tutta la stanza, dove riconosce insomma che ci sono pareti aperte e che si tratta di una stanza unica. Bene, non so se mi piace come colore, ce lo vedo più per il bagno, facciamo un'ultima prova, magari, sì, questa è più da cucina. Troppo bianco. Troppo scuro. No, intanto tengo così. Eventualmente consigliatemi voi che colore può star bene. Un rosa? Un rosso, ma non piace a me il rosso in questo caso. No, ci sta male. Un marrone? Ditemi voi. Aspetto i vostri consigli. Sperimentate comunque voi quando siete nella vostra casa. Parola d'ordine per costruire le case è sperimentare. Dunque, cosa facciamo in cucina? Facciamo del legno, facciamo della pietra. Che
La pietra è molto molto bella, costa anche, ma è molto bella. Io adoro questa. La piastrella di marmo mi piace un sacco in questo gioco, per cui terrei quello. A questo punto cambierei, mi sono già risposta, cambierei la piastrella qua. A parte che piastrella rustica, questa non è male, fa molto cucina. E a questo punto possiamo cambiare il colore di questo anche utilizzando questo. Non mi dispiace alla fine. Forse un po' più chiaro. Questo, boh, è troppo scuro. Non ci sta male. Questo tra un po' lo dimenticavo. Va bene. Per cui io direi che abbiamo completato la nostra cucina. Certo, ci sarebbero altre decorazioni tipo sul tavolo, per esempio, vediamo se ci può stare qualcosa. Poi tenete a mente che le decorazioni sul tavolo non devono essere troppo grandi perché se occupano troppo spazio portano via allo spazio per i piatti, per cui i Sim non si siederanno più lì a mangiare. È sempre una questione di non solo fare le case, ma anche essere pronti a dire ok, questa cosa devo spostarla, potrebbe non funzionare. Questo lo mettiamo qua, che ci sta bene. Questo è carino, però non so, non ce lo vedo in questa casa. O magari sì. Basta scegliere il colore giusto. No, dai. Non esageriamo. Stavo cercando una cosa specifica, ma non la trovo. Non mi ricordo neanche cosa devo cercare. Ah, questo mi piace. Poi ogni tanto vedo le cose a random e le inserisco a random. Questo è veramente molto molto bello, mi piace. Questo a questo punto possiamo spostarlo. Niente, lo lasciamo lì. Vediamo se questo si può spostare un po' più in dentro. Vabbè, cercavo qualcosa tipo una saliera da mettere in tavola. Vabbè, allora ci mettiamo dei fiori, ci mettiamo delle piante, semplicemente delle piante da tavolo, piccoline, che non occupano troppo spazio. Tipo, no, questo è di un pack. Questo è troppo grande. Va bene. No, questo non mi piace proprio, eh. Non dà l'idea di una cosa da tavolo. Pianta grassa, nemmeno. Qualcosa da tavolo, per favore, gioco. Oh, questo è perfetto. Bellissimi. Dà un tocco di colore in una cucina che è tutta bianca. Perfetto. Direi che possiamo. Una cosa che dimentico sempre perché le metto sempre alla fine, dobbiamo ricordarci. Le decorazioni, in questo caso le tende, tende e tettoie. Vediamo di fare delle belle, dei bei tendaggi in questa cucina. Sempre troppo piccole. Oh, questo mi piace, però non è, cioè è di un pack, per cui niente. Questo è troppo. Sono sempre in difficoltà quando si tratta di scegliere le tende, perché se avete notato, non ci sono mai quelle giuste. Hanno messo poca scelta nelle tende. Infatti poi lascio sempre stare, raramente le metto. Perché poi c'è sempre qualcosa che non va bene nelle tende che vorrei scegliere. Questo però è tipo da camera dei bambini. Proviamo. Troppo arancioni? Forse sì. Queste sarebbero un po' meglio.
Vediamo, eventualmente si fa sempre in tempo a cancellare. Poi possiamo mettere queste, sempre dello stesso tipo. Esatto. Poi possiamo mettere sempre queste. Ops, perché mi vai fuori? Ah, perché lì vede il tavolo, vede la sedia e non posso mettere la tenda. Ah, però dove c'è questo, sì. Ah, accidenti. Allora, mettiamo qua. Qua lo facciamo un attimo chiuso, magari. Vediamo se ci sta. No, per niente. Infine qua, uno e due. Non so se sono convinta, ma faremo sempre in tempo a cambiare. Va bene, ora questo è troppo in mezzo, cerchiamo di rispostarlo da questa parte. Va bene, dovrebbero passarci tutti. Un'altra cosa carina che si può mettere, i tappeti. Vedete, alla fine si tende sempre ad aggiungere un sacco a continuare ad aggiungere più che altro un sacco di dettagli. Qua i tappeti, volevo mettere questo. Avevo già in mente più o meno. Scusate la voce. Sì, anche qua Alt e avvicino. E faccio la stessa cosa dall'altra. Magari però quello più piccolo, perché c'è una versione, ecco, più corta. Non so se mi soddisfa il colore. Dopo vediamo. Vediamo se cambiarlo. Scusate le moto fuori. Bene. Vediamo se c'è un colore un po' più consono a questa cucina. Sì, un po' tutto grigiolino, un po' tutto smorto, però possiamo abbellire sicuramente con dei quadretti. Magari un tappeto anche sotto il tavolo da pranzo, anzi no, che è più facile da pulire se non ci sono quadretti, sì, se non ci sono tappeti. Mettiamo un quadretto. Adesso trovarne uno giusto per la cucina sarà un dramma. Oh, le pere, perfetto. Perfetto, in cucina ci sta benone. E qua, beh, penso che sia abbastanza pieno, non serve mettere quadretti. Per cui, ecco, io direi che questa è la nostra cucina. E la nostra sala da pranzo terminate. Chiaramente si può lavorare di più sugli elettrodomestici. Questi, per esempio, non mi piacciono granché. Sinceramente, potrei cambiare il colore dei banconi. Penso che lo farò perché non mi piacciono così bianchi. Però, di base, questa è l'idea e questi sono i trucchi per creare una cucina come si deve, utilizzando e sfruttando bene soprattutto i banconi, che sono, diciamo, la parte che mettono in crisi un po' tutti i giocatori, almeno all'inizio. Parola d'ordine, ormai la sapete, sperimentare ed esercitarsi. Per cui questo è tutto per quanto riguarda la cucina. Nel prossimo video ci occuperemo sicuramente dei bagni, per cui restate sintonizzati. Iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire questa serie di tutorial sulla costruzione di case e per anche magari cominciare a seguire una delle mie serie, che ne sto facendo un bel po' su The Sims, ma non solo, che trovate nella descrizione, per cui nell'info box di questo video. Andate quindi in descrizione, trovate tutti i link riguardanti insomma le serie di The Sims e non solo, ripeto. Trovate anche il link alla mia pagina Facebook, al mio blog dedicato a The Sims, i di Origin e anche il link ai canali dei miei amici YouTubers che vi invito a seguire perché sono veramente molto molto bravi, per cui andate a controllare tutti quanti. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo e se avete domande fatele pure, non esitate. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial, non mancate e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!